L'area vasta dalle Cinque Terre alla Lunigiana al lavoro per creare un unico distretto turistico che diventi cabina di regia tra 59 comuni, 7 parchi, 3 regioni per proporre un'offerta turistica integrata e che poggi su progettazioni interregionali. Se ne è parlato quest'oggi al convegno organizzato alla Spezia, comune capofila del progetto, sulla terrazza del museo Camec. Abbiamo rimesso insieme un territorio sul modello di area vasta. Abbiamo messo insieme il pubblico, il privato, i parchi, c'era Rete Impresa Italia con le associazioni di categoria rappresentate, c'era la Confindustria, c'era l'Europa con l'onorevole Benifei, Tecla Europa che è un centro di ricerca e progettazione volto ad acquisire finanziamenti europei, insomma c'erano tutti gli attori che compongono il territorio perché cerchiamo di fare sinergia e squadra. Con che cosa? Con uno strumento, il distretto turistico. La diversità del territorio, dal mare sino all'entroterra, deve diventare la forza della proposta turistica per un target più differenziato possibile. Nell'ambito del convegno sono emersi i numeri del turismo nello Spezzino. Questa mattina abbiamo visto numeri che sono importanti e che non avevamo previsto in effetti, perché parliamo di oltre 2100 strutture turistiche presenti in provincia e un aumento di presenze nei primi 4 mesi del 2016 del 48% per quanto riguarda presenze italiane e del 28% per quanto riguarda gli stranieri. Sicuramente questo è merito della bravura degli operatori, è merito della bellezza straordinaria del nostro territorio, che per fortuna, non essendo delocalizzabile, nessuno ce lo può portare via, ma è anche merito purtroppo della sfortuna di altri territori, perché le tensioni che si stanno vivendo oggi favoriscono noi rispetto ad altri territori. Fondamentale intercettare i fondi europei per lo sviluppo turistico. Con il convegno di oggi abbiamo messo le basi per un lavoro di squadra che è proprio quello fondamentale per poter ottenere più fondi europei. Ci sono molte opportunità, io oggi ho parlato del fatto che avremo questo autunno il compito come Parlamento europeo di rivedere tutti i fondi europei, sarà importante difendere quelli come COSME, come LIFE, come i fondi strutturali usati dalla regione che sostengono il turismo nelle riconversioni, nella sostenibilità ambientale, nelle assunzioni, nella digitalizzazione, in tutto quello che può essere un campo di trasformazione e di innovazione. Questi fondi vanno difesi e bisogna farli conoscere di più e renderli più facili da utilizzare. Meno burocrazia, ne abbiamo parlato, più accessibilità, in modo che tutti gli operatori, grazie al lavoro del distretto, che può essere proprio un luogo di incontro e di messa in comune delle risorse e delle capacità, si possa accedere a più risorse, a più possibilità per un settore che, oggi l'abbiamo ricordato, è il 10% del PIL europeo, impiega 17 milioni di persone in Europa e quindi è una grande fetta in cui bisogna essere competitivi.